Ehi Balancers, benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo. Oggi parleremo dell'allineamento della verticale, quando effettivamente una verticale è in linea oppure quando lo sembra. C'è molta confusione al riguardo, perché spesso basta guardare una verticale di questo genere dove abbiamo i piedi allineati con i polsi e si tende a pensare che una verticale è eseguita correttamente e soprattutto è in linea. La problematica dov'è? Che nonostante i piedi siano allineati con le mani, tutto il resto del corpo non è allineato perfettamente e manca delle attivazioni necessarie per controllare una buona verticale. Però a livello ottico sembra che questa verticale sia eseguita correttamente. Quando effettivamente una verticale in linea eseguita correttamente si sviluppa in questo modo. Come possiamo vedere nell'immagine di sinistra, abbiamo una falsa linea perché i piedi sono allineati con i polsi e questo può dare la sensazione a livello visivo che sia una verticale in linea. Invece per quanto riguarda l'immagine di destra, abbiamo tutto l'allineamento del corpo però con i giusti posizionamenti e con le giuste attivazioni. Come potete vedere le spalle rimangono in spinta, quindi anche il posizionamento della testa è corretto, non è sbilanciato verso avanti, il torace è perpendicolare a terra e quindi non rimane arcato, la retroversione del bacino è attiva e il posizionamento delle gambe è corretto, non è carpiato come nell'altra immagine. Adesso per quanto riguarda un puro allineamento della verticale a livello estetico, non c'è nessun problema se lo facciamo, diciamo, leggermente arcati, leggermente sbananati, ma nascono delle problematiche nel momento in cui dobbiamo andare a sviluppare le nostre skill della verticale e dobbiamo studiare i nuovi posizionamenti e le nuove figure. La problematica nasce nel momento in cui dobbiamo andare a sviluppare dei posizionamenti nuovi e delle figure. Prendiamo ad esempio il posizionamento della straddle. Quando ci andiamo a posizionare in straddle e non abbiamo ad esempio la retroversione del bacino e la flessione del torace, molto spesso capita di cadere dalla parte della schiena ed inizialmente non è così immediato capire effettivamente che cosa stiamo sbagliando, perché eventualmente possiamo anche avere la retroversione del bacino, però avremo altri posizionamenti ed altre attivazioni sbagliate che ci vanno a compromettere l'equilibrio. Possiamo anche mantenere un buon equilibrio, un buon secondaggio nella verticale come l'abbiamo vista all'inizio, ovvero che sembra in linea, ma poi nel momento in cui bisogna andare a sviluppare le altre figure, gli altri posizionamenti, andremo a incorrere in determinati problemi. Abbiamo visto adesso l'esempio della straddle, ma un errore che capita sempre è che quando si hanno circa 30 secondi di verticale libera, si tende a passare direttamente alla verticale monobraccio. E in questa situazione la problematica è che nel momento in cui vado a effettuare uno sbilanciamento, non ho per niente controllo sulle varie parti del corpo e andrò, per forza di cose, a fare una caduta libera, non la riesco a controllare, avrò dei momenti di equilibrio molto sporadici dove ci sembra di rimanere in equilibrio, ma effettivamente noi non stiamo controllando il corpo e di conseguenza non riusciamo a migliorare questo posizionamento, non riusciamo a aumentare il secondaggio, perché spesso è l'obiettivo primario, cosa sbagliatissima. E di conseguenza non riusciamo a progredire. Vediamo anche un'altra one arm fatta, anziché di profilo, la vediamo di schiena. Di conseguenza, senza attivazioni, può risultare una figura simile. Dove alcune volte, per questioni di forza, si può anche riuscire a bloccare, però ritorniamo sempre nel punto iniziale, che nel momento in cui devo andare a studiare dei nuovi posizionamenti, mi trovo sempre punto a capo. Possiamo sempre compensare con la forza. Ma la domanda che voglio porvi, perché fare una fatica di sollevare quasi come se fosse 100 kg piuttosto che lo potremmo fare con un carico minore ma con una tecnica corretta che ci faccia risparmiare molta più energia? Quindi andare a lavorare sulla tecnica ci permette un grosso risparmio energetico e di conseguenza possiamo andare a sviluppare delle combo oppure dei posizionamenti più difficili e soprattutto aumentare i famosi secondaggi.
Attenzione, perché ogni volta che facciamo una verticale libera non è che dobbiamo sforzarci di farla completamente in linea, ma più che altro questo concetto di linea serve per capire effettivamente dove sono collocate le varie parti del corpo e capire come attivarle. Non è solo per farsi belli nelle foto o nei video dove ho una linea perfetta, ma appunto è proprio capire la necessità di questi posizionamenti, di queste attivazioni, per poi progredire in questo percorso. Quindi ragazzi, torniamo sempre a una parola chiave: attivazioni. Senza questa tipologia di lavoro non si può progredire nello studio della verticale, ma si stallerà sempre e sempre e si incorreranno sempre in varie problematiche. Appunto per questo, se non volete perdere tempo, avete due occasioni. La prima, per chi pensa di non avere abbastanza tempo a disposizione, almeno può procurarsi degli strumenti fondamentali per progredire in questo percorso, e sono tutti raccolti nella guida Essential Handstand, dove troverete tutte le attivazioni, tutti i posizionamenti e tutto il lavoro necessario per sviluppare in modo dettagliato e pratico, per iniziare ad avere degli strumenti e addentrarsi in questa disciplina. La seconda è soprattutto quella che consiglio di più, perché da soli purtroppo ci sono delle limitazioni, perché possiamo capire una determinata tipologia di esercizio, ma non sappiamo effettivamente se lo stiamo eseguendo bene o se abbiamo bisogno di una personalizzazione di quella tipologia di esercizio. Infatti, all'Online Stand Academy è possibile prenotare delle lezioni private o di classe per seguire proprio questo percorso insieme. Non siete abbandonati a voi stessi e dei semplici tutorial, ma seguiremo insieme questo percorso. Sarò personalmente ad accompagnarvi in questo percorso, a personalizzarvi il percorso e a raggiungere prima i vostri risultati. Troverete il link giù in descrizione per accedervi, registrarvi, prenotare le vostre lezioni e soprattutto nel momento dell'iscrizione riceverete 3 video della guida Essential Handstand, il quale è un ottimo strumento per risentire tutte le spiegazioni tecniche degli esercizi che svolgiamo a lezione. Inoltre non dimenticarti di iscriverti sul canale, attivare la campanellina delle notifiche, perché ogni settimana escono dei contenuti tecnici e teorici per quanto riguarda il verticalismo. E ricordate, non siete da soli, insieme possiamo raggiungere prima i vostri obiettivi. E ci vediamo al prossimo video.